Buongiorno raga, oggi è lunedì 27 maggio e ho deciso di iniziare il weekly vlog. Questo perché? Perché così avrò un contenuto fisso da caricarvi a settimana, più i video extra come li avete visti sempre finora. Quindi avrete più contenuti voi e io nel frattempo darò sfogo alla mia voglia di vloggare e di registrare cose che magari non sempre finiscono su YouTube, perché magari non sempre vanno a formare un contenuto interessante. Invece raccontandovi le mie settimane vi metterò appunto tutto quello che mi passa per la testa e tutto quello che ho di interessante da mostrarvi. Sono già le 3:20 e stamattina non ho fatto altro che aiutare mia mamma con le faccende di casa, quindi non ho ripreso niente, però ho caricato un contenuto su Instagram e TikTok e sta andando molto molto bene su Instagram, non me lo aspettavo. Considerate che il video è uscito praticamente un'ora e mezza fa e sta facendo davvero degli ottimi numeri in confronto a quelli che sono usciti negli scorsi giorni. Quindi sì, diciamo che ogni tanto c'è una gioia anche nella mia vita. Comunque direi che ci vediamo più tardi quando esco e vi porto con me. Comunque questo è l'outfit di oggi. Ok, possiamo andare. Già, mi ero dimenticata il giubbino, perché a Napoli non si sa che clima fa, a volte freddo, a volte caldo, ieri eravamo a mare, oggi fa fresco e quindi giubbino. Avevamo un po' di tappe da fare, tra cui la prima è stata quella di accompagnare mio padre dal dentista e l'abbiamo dovuto aspettare in macchina perché ovviamente non c'era posto decente. E poi ci siamo diretti verso la nostra prossima destinazione. E siamo alla birreria. Questo è l'ex stabilimento della birreria Peroni, che ovviamente è stato trasformato ed è un centro commerciale. Sono qui per questo negozio e per andare a cercare un pensierino per un bambino che ha fatto una comunione. Vabbè, niente, cerchiamo e vi faccio sapere se trovo. Alla fine abbiamo trovato per mio padre. Ok, abbiamo fatto quello per cui siamo venuti, quindi adesso possiamo tornare indietro, posiamo la macchina e andiamo a fare la spesa delle cose che ci servono per stasera per mangiare. Ok, si fa un po' di spesa. Ok, spesa andata, adesso torniamo a casa, ci vediamo direttamente sopra. Bene raga, io sono a casa, sono le 7, adesso il programma è andarmi a fare una doccia, cenare, guardare un po' sul sole e poi giocare a Fortnite con mio padre, quindi direi che ci vediamo domani. Martedì 28 maggio, buongiorno raga, secondo giorno di weekly vlog e oggi è tornato mio fratello dalla Bulgaria, infatti sono sveglia alle 7 perché sono scesi, hanno fatto rumore eccetera, quindi mi sono svegliata e mi ha portato un pensierino che è questo braccialettino qui, davvero molto molto carino. E niente, lui è andato in Bulgaria 15 giorni per fare alternanza scuola-lavoro, ma quelli sono altri dettagli. Comunque oggi abbiamo da fare un sacco di cose, infatti il martedì nella mia zona fanno il mercato rionale, quindi adesso scendiamo, andiamo al mercato, non so se vlog perché sta pieno di gente e mi metto vergogna, quindi non lo so, vedremo, insomma farò qualche clip a sgamo sicuro e poi il resto si vede. Questi mercati ovviamente vendono di tutto, dalle scarpe, calzini, al detersivi, alla frutta e verdura, vestiti e così via, quindi noi ci facciamo sempre il nostro solito giro e ci sono alcune bancarelle in cui ci fermiamo quando ci servono delle cose particolari e questo è un po' tutto il giro del mercato. Ovviamente ci sono anche cose non troppo legali, però vabbè, lasciamo stare. E qua ci stiamo dirigendo invece a fare spesa di frutta e verdura. Spesa fatta di frutta e verdura, torniamo nel mercato. A ritorno ripassiamo nel mercato per finire di fare il giro e per fare anche altre compre. Ok raga, abbiamo comprato tutto quello che dovevamo, quindi adesso ce ne torniamo a casa e io mi devo tagliare assolutamente questi capelli, infatti oggi viene la parrucchiera, ma questa è una storia che vi racconto dopo. Allora raga, aggiornamento di servizio, è mezzogiorno e 10, sto scaldando i fagiolini e nel frattempo sto guardando dei contenuti qua su YouTube. Vi aggiorno dopo pranzo, perché appunto dopo pranzo verrà la parrucchiera e mi devo tagliare questi capelli, come vi dicevo poco fa, perché sono davvero inguardabili. Cioè, questi sono dei capelli puliti, lo direste? No. Quindi diamoci un taglio. Comunque raga, stavo pensando al fatto che bisognerebbe trovare un nome originale per questa serie, perché Wikivlog l'hanno chiamata praticamente tutti. Quindi stavo pensando tipo Diario di Irene, che sicuramente non è originale al 100%, però forse meglio di Wikivlog, non lo so. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e in caso cambierò il nome alla serie strada facendo, insomma. Oppure se avete altre proposte scrivetele qua sotto. Ok
raga, capelli tagliati, questo è il taglio e adesso andiamo dalla sarta a farci accorciare i pantaloni. Sì, spazzatura a go-go, ma quelli sono altri dettagli. Vabbè, ovviamente non riprenderò nulla, quindi ci vediamo direttamente dopo quando esco. Ok raga, sono tornata a casa anche se per poco, perché tra poco usciamo di nuovo e quindi vi porto con me. Stiamo andando dal cinese perché ci serve un gancio per appendere robe, vi faccio vedere. Dai cinesi cerchiamo questi benedetti appendini, perché poi è immenso questo cinese, non si capisce niente. Ok, abbiamo trovato quello che cercavamo, possiamo andare a pagare. Ecco perché a Napoli i pullman non passano, non possono né scendere né salire, né scendere né salire. Quello scende e questo sale. Beh, a parte pullman bloccati, se non si fosse capito, sto tornando a casa. Beh, comunque pullman a parte, sono tornata a casa, mi sono docciata, infatti sono in pigiama e volevo giusto spiegarvi un attimo perché ho cambiato improvvisamente occhiali. Semplicemente due paia di occhiali che alterno quando mi ricordo, perché essendo mio, poi sono abituata ad avere un solo paio di occhiali sugli occhi e quindi niente, me li dimentico gli altri. Comunque vabbè, lasciamo stare, ci vediamo domani. Buongiorno raga, mercoledì 29 maggio. Sto arrostendo le melanzane e nel frattempo ho compilato varie domande per i nuovi concorsi in uscita del personale ATA per il nuovo triennio e supplenze nelle scuole. Non si sa mai, io le ho compilate, poi vedremo. Tutto ciò è mezzogiorno e 10 e deve anche uscire un nuovo contenuto sui social verticali, quindi adesso decido tra questi tre che ho pronti quale voglio caricare. Invece il contenuto che vi ho detto lunedì sta andando veramente tanto bene, infatti mi ha fatto un sacco di nuovi follower, commenti e interazioni, e di questo sono davvero molto ma molto felice. Aggiornamento delle 5:30, il video che ho pubblicato oggi sta andando molto a rilento, però vabbè, c'è da aspettarselo, non sempre tutti i video vanno bene. Comunque qui il cielo si è ingrigito in una maniera incredibile e in più non ho molto da raccontarvi, quindi non lo so, o vedrete un taglio brusco a domani, oppure se dopo faccio qualcosa di interessante, non lo so, magari esco, magari qualcosa, riprendo questa registrazione. Ok, aggiornamento di servizio, sto spegnendo il computer perché andiamo ad un negozio che sta qui vicino dove abito io, dove di solito compro vestiti, per vedere se troviamo dei pantaloni che servono a mia mamma. Non so se vloggerò nient'altro dentro, però iniziamo a scendere, insomma, vediamo. Strada facendo. Mia mamma ha misurato delle cose, forse si compra una maglietta, capiamo. Un altro negozio, sto provando questo pantaloncino, ma è S ed è troppo grande, mi va largo, quindi vediamo se c'è una misura più piccola. Spoiler, ovviamente non aveva la taglia più piccola. Vabbè, comunque sì, sono a casa, ci vediamo direttamente domani. Giovedì 30 maggio, buongiorno raga, nuovo daily vlog. Oggi abbiamo un sacco di cose da fare, però iniziamo a scendere che andiamo a fare un po' di spesa io e mamma e poi vi racconto tutto. Ok, prendo il pane e torno a casa. Ok, recuperiamo mamma con le altre buste e torniamo a casa che già sto schiattando di caldo. Allora, aggiornamento di servizio ragazzi, è 1:18 e ho appena caricato questo short, che è quello correlato al video dove vi spiego come ho perso peso, che se non avete visto lo trovate tra i contenuti del canale oppure linkato a questo video. E niente, io in tutto ciò ancora devo pranzare, ma penso che comunque ci vorrà ancora un po' di tempo, che dobbiamo aspettare tutti che tornano da scuola e da lavoro. Invece oggi vado con Antonio che andiamo a registrare un video di moda, ma vi faccio vedere tutto più tardi. Ok, nel frattempo che aspetto di pranzare ho preparato anche lo zaino. Se magari volete un video approfondito su tutto quello che mi porto con me quando andiamo a registrare, fatemelo sapere che vi porto un video su di lui. Bene raga, sono uscita, sono in macchina di Antonio, qua dietro abbiamo gli zaini e di là c'è un Antonio selvatico che sta facendo benzina. Il nostro punto di ritrovo per quest'oggi è il Lago Patria, nella zona di Varcaturo, nella zona dove io vado a mare in pratica la domenica. E poi vabbè, a mare è un parolone, in spiaggia, perché chi conosce la zona sa che lì l'acqua non è che sia proprio tutto questo splendore. Come al solito siamo in anticipo, quindi ci siamo fermati al bar a prendere un caffè. Ok raga, abbiamo passato un'ora in questo bar, adesso però siamo in macchina che andiamo a questo benedetto punto d'incontro, così andiamo a girare il video. Ok, finalmente dopo un'ora di ritardo stiamo andando. Questa comunque è la location su cui gireremo questo spot. Laggiù ci sono pure i cavalli, non so se si riesce a vedere. E niente, spero di non essere punta da animali strani, nel caso vi aggiorno. Andiamo. Comunque ci sono un botto di persone, tutti quanti a fare foto e video per robe, anteprime di comunioni, eccetera. Quindi fantastico, tutti quanti questo spot. Però volete mettere e girare qua?
c'è col mare, il tramonto che sta arrivando, e questi dovrebbero essere i nostri, credo. Raga, noi siamo in preparazione, ci sentiamo dopo perché tra poco iniziamo a registrare, quindi non avrò tempo per fare anche backstage, credo. Raga, sono le 7:15, ancora non abbiamo iniziato, cosa non buona dato che alle 8 ce ne dobbiamo andare. Cerco di non ammazzarmi che voglio arrivare vicino all'acqua. Tra l'altro tira un vento che fa spavento. Però almeno l'orario è quello fenomenale per fare video. Aggiornamento di servizio 19:41, siamo al terzo vestito su 5, ce la faremo. Tutto qua si accinge sempre di più al tramonto. Raga, sono le 8:15, la luce è quasi scesa del tutto e qua siamo rimasti soli, non c'è più nessuno. Siamo arrivati da laggiù per farvi capire e non c'è più un animo. Da colmo di persone che facevano foto, comunioni, anteprime, robe, adesso siamo gli unici, stiamo sbaraccando tutto e si vola. Buongiorno, venerdì 31 maggio, alla fine ieri poi mi sono dimenticata di fare la clip di chiusura, sono tornata a casa verso le 9:10 e niente, non ho fatto altro oltre che la mia solita routine, cenare, bla bla bla. Comunque, oggi non abbiamo un granché da fare, infatti il cielo fuori è grigio e probabilmente non uscirò neanche, quindi vi aggiorno strada facendo. Allora raga, aggiornamento di servizio alla mezza, intanto se sentite rumori è perché ho la finestra aperta che fa un caldo esagerato. Comunque, ho caricato il contenuto di oggi su Instagram e TikTok e vediamo se su TikTok si riprende, perché non so voi, ma io sto avendo dei problemi enormi. Cioè, in pratica si fermano tutti i video a 200, 150, 300 visualizzazioni e non crescono più come facevano prima, e il che è strano perché su Instagram i stessi contenuti vanno bene. E non lo so, boh, capiremo, insomma, secondo me ci sono problemi di algoritmo, TikTok che sta facendo casini, eccetera. Fatemi sapere se anche a voi succede. Ok, sono le 4:30 ed ho appena finito di editare il vlog fino al punto in cui avete visto, insomma, fino a questo punto. E mi mancano da mettere ancora in realtà le musiche di sottofondo, poi per il resto comunque tra tagli, eccetera, eccetera, siamo a posto, quindi sono già molto contenta. Penso che farò così ogni settimana in modo da non trovarmi poi la domenica a dover montare tutto il video. Comunque, oggi non ho appunto un granché da fare, ho guardato un sacco di contenuti per cercare ispirazione su YouTube, contenuti di creator che seguo, e teoricamente mi dovrei mettere a montare i contenuti per i prossimi giorni di Instagram e TikTok, ma in realtà credo che lo farò domani, perché oggi non sono in vena ed è importante essere in vena di creare quando si vanno a fare dei video. Buongiorno raga, sabato 1 giugno, stamattina abbiamo delle commissioni da fare, andiamo a prendere pane e i panini per stasera e poi non lo so che cosa combineremo, devo editare dei video per Instagram e TikTok, quindi scendiamo prima, poi torniamo e facciamo tutto. Allora, la prima tappa me la faccio al supermercato che devo prendere più roba, quindi andiamo. Poi ero partita che devo prendere due cose, belle e buona mamma sei uscita con 18.000 cose diverse. La spesa fatta e adesso andiamo al panificio, così prendiamo un attimo pure il pane e ce ne torniamo a casa che ho tanto da fare. Ok, adesso inizia la parte interessante perché dobbiamo fare un po' di ricerca di mercato, di audio, intendenze, eccetera, idee dei video, e iniziamo poi ad editarli man mano prendendo le varie clip dal hard disk, eccetera, eccetera. Quindi, time lapse! Renderizzando l'ennesimo video che ho preparato, sono le 15, ho iniziato stamattina alle 11, non ne posso più, vedo timeline ovunque, infatti adesso basta, perché tanto comunque sono riuscito a tirar fuori da questa sessione 1, 2, 3, 4, 4 video che schifo non ci fanno, ne ho ancora uno pronto, quindi siamo a 5, e in realtà ne ho ancora un altro che posso editare perché ho già tutto pronto, e però adesso non ce la faccio, quindi vediamo, basta. Alla fine siamo scesi e siamo ad Ikea. C'è un casino da pazzi qua dentro, perciò non sto vloggando niente.
Stiamo cercando un appennino per il bagno. 487. Una bimba in attesa di mangiare. Gelato tattico preso e andiamo. Questi fatti possiamo tornare alla macchina dopo aver fatto anche la merenda. E siamo a Casoria. Precisamente qua, al Multibit. Ok. Andato. Raga, ho appena messo in crisi un Media World, cioè stupendo, nessuno sapeva la validità dei buoni, ma bah, siamo a casa. Vabbè, comunque, a parte far venire le crisi ai commessi di Media World, sono a casa, quindi direi che ci vediamo direttamente domani per l'ultimo giorno di questa prima settimana di vlog. Buongiorno raga, oggi domenica 2 giugno, non so che piani abbiamo di preciso oggi, quindi lo scopriremo insieme. Andando da Pittarello a vedere se troviamo le valigie. No, queste nei vestiti ce li portiamo a mano. Ok. No, queste da Pittarello non ci convincono, troppo cheap. Abbiamo cambiato, siamo a Ipercoop adesso. Qua ci dovrebbe essere Carpisa, quindi cerchiamola. Non penso, perché era quello che mi ricordo che aveva vestito, vabbè, mo cerco. E niente, Carpisa è caduto con la testa a terra, quindi non è cosa. Andiamo. Le prenderemo poi. Adesso siamo dal cinese di turno. Vabbè, inutile che stia qui a dirvi che erano tutte marche cinesi. Siamo, sì, andati giusto per perdere tempo. Comunque niente, ora sono a casa, devo pranzare e poi oggi usciamo di nuovo, quindi vi porto con me, tanto per il momento sta piovendo. Siamo Posilli, poi stiamo andando al Bilancione, una famosa gelateria di qua, a prendere un bel gelato. Ormai è pure finito perché si stava sciogliendo. Preso a Kinder e caffè, era buono ma era un po' piccolino. Giusto per dare contesto, era il cono piccolo che prima stava a 2,50€, adesso è aumentato a 3€ e la quantità di gelato è diminuita. Dove vorrei essere versus dove sono. Sembra o no un uomo d'affari così? Niente raga, mio fratello non piace la fauna. Qui è dove registrano Un posto al sole. Ok raga, sono le 10:20 e sono a casa e direi che per questa settimana questo può essere tutto. Spero che questa prima week vlog vi sia piaciuta e spero che mi continuate a seguire nelle mie avventure nelle prossime settimane. E niente, probabilmente l'uscita dei video sarà la stessa di oggi, quindi segnatevi le date e ogni settimana vedrete un nuovo weekly. Alla prossima!